Buon pomeriggio e buona serata, ragazzi. Scusatemi, ultimissima, lo prometto a me stesso, ultimissima live di quest'oggi dove andiamo a rivivere e commentare il pay per view WWE Elimination Chamber nella sua sintesi. Vi elenco la card: Bryan contro Drew Gulak, escluso il pre-show, Daniel Bryan contro Drew Gulak. Andrade contro Humberto Carrillo, The Miz e John Morrison contro New Day, Usos, Levi Machinery, Lucha House Party, Ziggler e Rude, Elimination Chamber Tag Team Titles Match, Aleister Black contro AJ Styles, gli Street Profits contro Seth Rollins e Buddy Murphy, Braun Strowman contro Sami Zayn, Cesaro e Nakamura, Natale contro Liv Morgan, contro Asuka, contro Ruby Riott, contro Sarah Logan e contro Shayna Baszler nel number one contender Raw Title Elimination Chamber Match. Prima di iniziare a commentare, inoltre vi dico che vi avevo parlato di Rey Mysterio circa un'oretta fa in quarantena, che però non dovrebbe essere stato contagiato. Stessa cosa per Dana Brooke, che è stata estromessa dal Six Pack Challenge per il titolo femminile di SmackDown, detenuto da Bayley in quel di WrestleMania, che ricordo sarà registrata al Performance Center nella giornata di domani e di giovedì, sperando che non fuoriescano già i risultati da nessun sito internet, perché penso tutti quanti vogliamo goderci appieno WrestleMania. Quindi al momento in quarantena abbiamo Rey Mysterio e Dana Brooke. Bene, partiamo con il commento di Elimination Chamber, che diciamo è stato alla fin fine l'ultimo pay per view che ha preceduto appunto WrestleMania, che su WWE Network in maniera legale su Sky Sport Italia, da definire però se su Sky Sport Prima Fila o su Sky Sport Arena sarà visibile. Intanto qui con la sintesi iniziamo inizio principalmente dall'Elimination Chamber Tag Team SmackDown Match. Vediamo, sono appena entrati Robert, Bobby Roode, Dolph Ziggler. Ora vediamo l'ingresso di Lucha House Party. Vediamo i prossimi Levi Machinery, Otis e Tucker. Ricordiamo che Otis è stato protagonista dal triangolo amoroso tra lui, Dolph Ziggler e la bellissima bionda Mandy Rose. Ne hanno fatto l'ingresso il New Day e ora lo stanno facendo gli Usos. Credo che il match, sì, esatto, inizia proprio in questo istante. Diciamo che storicamente, ora allontanandoci un attimino dalla cronaca, l'Elimination Chamber Match, come altre tipologie di incontri, è da tanti anni che si svolge, e nel corso appunto degli anni, magari anche del decennio o del ventennio, se vogliamo, abbiamo avuto grandi sorprese. Ora si aggiunge ai team attivi anche Lucha House Party, Lince Dorato e Gran Metalik, perché se non ricordo male, Kalisto ha lasciato la WWE. Ora volo dal paletto di uno dei due partner dei Lucha House Party. Tanta bella acrobazia da parte di Kofi Kingston.
ora a breve dovrebbe esserci l'acrobazia così tanto sottolineata dai, eccola qui. E ora stanno per entrare un altro tag team, i campioni The Miz e John Morrison. E ora doppia DDT in combinata di Miz e Morrison. Altre azioni appunto di coppia delle allora campioni. Prova il Trouble in Paradise, Kofi Kingston, ma non ce la fa. Chi entra ora? Ah, ecco, Levi Machinery, o di Setagar, che sicuramente due personaggi abbastanza complementari entrambi, abbastanza simpatici poi, soprattutto Otis. Ma senza escludere Tagger, ed ecco ora il vero volo superlativo, credo di, non mi ricordo, forse Lince Dorado, che però purtroppo poco dopo, ora, proprio da Heavy Machinery vengono eliminati Lucha House Party. Ora la regia ha fatto vedere la fragorosa caduta attraverso cui poi è stato sfondato il vetro di plexiglass da parte di Otis. Quindi Tagger ora vediamo rimane da solo a fronteggiare gli altri. Ma subito dopo gli Heavy Machinery vengono eliminati da Robert Roode e Dolph Ziggler. E poi sono i New Day ad eliminare di seguito proprio Robert Roode e Dolph Ziggler. Addirittura doppio schieramento vincente di Miz e Morrison sul New Day, quindi la finale a due coppie sono Miz e Morrison contro gli Usos. Ora quasi conteggio vincente da parte di The Miz e John Morrison. Che però arriva ora in maniera abbastanza scorretta ed irregolare da parte di The Miz, che aveva nettamente le gambe e i piedi attaccati alla seconda corda. E
Ed ora ci proiettiamo già subito a AJ Styles contro Aleister Black, in quello che fu, se non ricordo male, un no disqualification match. Prova una mazza da Kendo Stick di Black a cui va a colpire Jay Styles. Si contendono una bella sfida, vediamo qui Black e Styles. Qui scaraventa su uno dei due tavoli dei commendatori, Styles nei confronti del suo avversario. Solita intromissione del club Gallops e Anderson. E vai, si spengono le luci, appare il becchino di Undertaker che ora colpisce il club AJ Styles con una chokeslam e quindi di conseguenza, ecco qui, Black Mass di Aleister Black. E fa 1, 2, 3, vincente. Quindi, ed è proprio così da cui è stata l'inizio della rivalità accesissima tra il Becchino e AJ Styles. Ora qui la sintesi ci porta nella sfida tra gli allora campioni di coppia di Raw Seth Rollins e Buddy Murphy contro gli Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford. Devo dirvi la verità, sinceramente gli Street Profits, conoscendoli sempre di più qui a Raw, insomma, il loro potenziale è davvero grande, anche perché, diciamo, non li ho ammirati moltissimo in azione ad NXT, però da quando sono a Raw, dai primissimi momenti, me ne sono accorto che hanno una grande qualità. Adesso però ecco, cioè, tornando al match, c'è una rissa tra gli Authors of Pain e i Viking Raiders. Qui però momento un po' di distrazione per Rollins e Buddy Murphy. Mi sa che è il momento buono, eh sì. Murphy ha provato il conteggio vincente, ma non c'è riuscito. Bello, bello, sfida abbastanza spettacolare. Vola fuori Rollins, ma cade in un tranello. E intanto arriva che Mr. KO Kevin Owens. E
Mi sa che stavolta è fatta davvero. Street Profits, nuovi campioni di coppia di Raw. Vediamo la regia cosa ci propone. Ah, ecco, ora invece passiamo al 3 contro 1, Strowman contro Sami Zayn contro Cesaro contro Nakamura. Una sfida che, cioè, sinceramente, poi con il risultato che ne è uscito fuori, che a cui ve ne darò conto brevissimo, cioè, l'ho trovato un po' ingiusta, secondo me. Insomma, perché Braun Strowman, come vediamo, ecco adesso, appunto, dal recap. Dopo nemmeno 2 mesi di regno, qui il conteggio vincente di Sami Zayn che vince dopo tantissimi giorni il suo primo titolo nel roster principale WWE, quindi un Braun Strowman che purtroppo ancora una volta viene, insomma, relegato ai margini. Ora invece giungiamo al main event. Noto qui che al momento non abbiamo potuto ammirare Brian Gulak e Andrade Carrillo, qui però ve ne cito i risultati. Daniel Bryan aveva battuto Gulak e Andrade aveva battuto Carrillo mantenendo i titoli degli Stati Uniti. Ora invece sfida di chiusura del pay-per-view. Vediamo le prime due che saranno protagoniste del One Contender Title Elimination Chamber Match. Sono, vediamo, Ruby Riott e Natalia. Entra ora Sarah Logan, che un tempo, se vi ricordate bene, insieme a Ruby Riott e a Liv Morgan rappresentavano la Riott Squad. E dopo invece entra lei, la ammazza tutti, perché proprio da come cominciamo a vedere la protagonista unica, almeno al 90% dell'Elimination Chamber Match del pay-per-view, che ha già sottomesso una avversaria. Ora Asuka cerca di rispondere a Tone anche se non è ancora entrata nella contesa. Mi sa che entrerà proprio adesso Asuka, esatto. E credo che siano rimaste loro due, Chesler e Asuka. Cerca di uscire dalla sottomissione della Baszler, la nipponica. Appunto, a dire il vero, fu l'unica in quel match che ha tentato di dare un po' bumper focaccia alla Baszler, che appunto vinceva il match e quindi
Si è aggiudicata il titolo di sfidante numero uno per il massimo titolo femminile di Raw, quindi il nostro commento sul pay-per-view finisce qui. Tutte le dirette di cui oggi terminano con questa. Domani avremo All Elite Wrestling Dark, Ring of Honor e la Top 10 di Raw. Grazie a tutti e buon proseguimento di pomeriggio e di serata. A domani. Ciao!